Da poco ha rotto con Mediaset ma, nello studio di C'è posta per te, Belén Rodríguez è di casa. Il legame con Maria De Filippi infatti è sempre molto forte. Così come lo è quello con Maurizio Costanzo che, forse più di ogni altro, e prima di tutti, ha creduto nelle potenzialità della bella argentina. Quella di ieri però non è stata una visita di cortesia. Belén Rodríguez è entrata nello studio di C'è posta per te per raccontare una storia. Reduce dall'Argentina, dove ha trascorso le vacanze estive, Belén è stata ospite del programma di Maria De Filippi con Martín Castrogiovanni e Alessio Sacara, colleghi di Tusicu e Vales. L'argentina, insieme ai suoi amici, si è emozionata per la storia di Giulia e Matteo, due fidanzati che hanno dovuto lottare contro il linfoma di Hodgkin e che ora, del tutto guariti, sono prossimi al matrimonio. La vicenda ha commosso la showgirl, che non ha potuto fare a meno di piangere nello studio del programma Mediaset. Punto subito dopo Belu ha raccontato a C'è posta per te la sua esperienza personale, anche lei ha dovuto affrontare un caso di tumore in famiglia qualche anno fa. Questa è una cosa che non ho mai detto in pubblico, ha premesso Belén, fasciata in un aderente e sensuale abito nero a pois bianchi. Quando avevo 18 anni mia nonna si è ammalata di tumore. Lei era molto importante per me, mi ha cresciuta, mi ha dato amore e io somiglio molto a lei. E ancora, all'epoca sono venuta in Italia e grazie ai primi soldi guadagnati ho pagato la chemioterapia per mia nonna, ha confidato la Rodríguez. Grazie a quella chemioterapia mia nonna è riuscita ad andare avanti per tanti altri anni. Fino a poco tempo fa me la sono goduta, ha aggiunto la sudamericana. Per poi concludere, quando dai amore, l'amore si trasforma in altro amore. Qualche anno fa Belén Rodríguez ha dedicato alla nonna scomparsa un toccante post su Instagram. Un gesto che non è passato inosservato e ha strappato like e consensi da parte dei fan e, c'è da giurarci, anche da chi non è mai stato troppo tenero con la showgirl che, sembra, abbia ritrovato l'amore. Dopo la fine della storia con Andrea Iannone infatti, Belén è stata avvistata in compagnia di un uomo. Staremo a vedere. Iscriviti per non perdere le novità, grazie per il like.